Macchine, traffico, strada. Ci sono dei momenti in cui le interviste si possono, anche le parolacce si scappano, perché no? E no, speriamo di no. E sono in macchina, ciao ragazzi, e stiamo facendo una cosa un po' alternativa rispetto a quelle, alle interviste solite. Sono in macchina con, guardate un po', con me, eccolo qua, con me, il nostro Gratta Nazionale, con me, Matteo Grattarola. Ciao Matteo. E ciao, ciao. Dove stiamo andando? Cosa ci faccio sulla tua macchina? Stiamo andando a Dongo a fare Dongo, ah, sì, esatto, provincia di Como. Stiamo andando proprio lì a fare un'esibizione che ci stanno aspettando, che ci sarà anche Tony. Tony inteso come Tony Bow. Come Tony Bow, faremo un'esibizione insieme io e lui, e finita la serata ritorneremo dal nostro punto di partenza, Ponte di Legno. Sì, perché in realtà noi eravamo a Ponte di Legno, e perché c'è l'ultima prova del campionato italiano Trial che andrà in scena domani mattina, partenza alle 8.30. E dunque niente, facciamo questa zingarata fino a Dongo. E Matteo mi ha coinvolto in questa avventura. Peraltro adesso sono in galleria, spero si veda un po' il tutto. Vedete? Ma che accende la luce. No, si vede. E dietro abbiamo anche Daniele Zaccagnini, Zac, eccolo. Davide. Qua. Davide, chiedo venia. Trial Academy Center di Civita Castellana, peraltro già sede della... Questo è pubblicità. Sì, pubblicità occulta. Mi raccomando, comprate tutto e da poi Cip. C'è Sergio, qualcuno si chiederà, sì, ma non è il Minder di Matteo, dove è finito Angelo? Angelo ha preferito Angelino. Rimanere a casa, Angeli. A casa nel senso... No, a casa, al Paldo, che è rimasto lì, ha detto che doveva sistemare due o tre cosine, preferiva stare tranquillo. Con una frizione in mano. Esatto. Ok. Esatto. Senti, Matteo, parlare di trial con te è... come portare dei topolini a un gatto. È pesante. Pesante. Ma io voglio capire però, e forse anche quelli che non sono proprio dentro il meccanismo trial, che cos'è questa roba? Che cos'è il trial? È solo incaponirsi nel tentativo di passare un ostacolo? Che cosa c'è dietro? Cioè, quello che noi non vediamo. Matteo, il tuo trial cosa nella c'è tua dietro? Vita, che c'è cos'è? La passione prima di tutto. Che è quello che ti frega. Che quello è fondamentale. Che ti frega anche. Ma... dipende. Quando c'è la passione, sai. Dipende, però la passione ti aiuta a fare tante cose. Poi, come in tutti gli sport, ci sono sacrifici, incazzature, momenti belli, momenti brutti, e quindi, come penso anche nelle altre discipline o negli altri sport, quindi questo penso che ci si assomiglia un pochettino tutti. Però per me il trial, oltre che essere, diciamo, un lavoro, perché a tutti gli effetti si può dire lo che è diventato, certo. Che è un lavoro, ho avuto la fortuna di far, nel senso, da avere la passione per il trial da piccolino, andare alle gare per divertirmi, a creare un lavoro, quindi penso sia stata una grande cosa. Però d'oltre questo mi permette di vivere, quindi per me il trial è tutto. Se ho famiglia è anche grazie al trial, se ho una casa è anche grazie al trial, certo. Quindi posso dire che è una parte, nel senso, sacrificherò una vita per questo sport. Spero anche un domani, quando smetterò di correre, comunque di rimanere un po' nell'ambito, magari o come allenatore o come referente per qualcosa. Magari qualcuno ha bisogno dell'esperienza che ho accumulato negli anni, e perché no, provare ad insegnare qualcosa a qualcuno. Trial come metafora della vita, perché c'è un po' tutto là dentro, c'è cadere, tutto, c'è rialzarsi, c'è trovarsi tutto. Degli ostacoli davanti da superare, delle sfide metro dopo metro, certo. Matteo, è così? Ma sì, come nel trial, come nel motocross, come nell'enduro, come nella velocità, come penso nella corsa in montagna, nel nuoto, in tutte le altre discipline ci sono, hanno tutti degli ostacoli da superare. Noi abbiamo degli ostacoli anche... diciamo, esatto, naturali. Quando facciamo le gare abbiamo un ostacolo, ci si presenta un muro davanti, magari in altre discipline il muro davanti non te lo presenti, invece a noi ci si presenta, quindi quel momento bisogna capire come superare quel muro. Poi nella vita ci sono altri ostacoli e bisogna affrontare anche quelli e cercare di trovare la soluzione migliore per superarli. Ora, Ponte di Legno, che per te sarà una sorta di cavalcata trionfale, perché insomma il titolo italiano numero 15, esatto, è già arrivato a Pragelato, dove si è svolto il quarto appuntamento, il penultimo appuntamento. Esatto. 15 titoli italiani conquistati in carriera, 9 titoli italiani nell'ambito indoor, 2 vittorie mondiali, insomma un palmarès che ti incorona come nostro miglior azzurro
panorama nazionale trial. Sì. Come ti confronti con altri piloti di altre specialità motoristiche che hanno titoli italiani, Matteo? Ma normale, nel senso, io non mi reputo una persona, diciamo, fuori dalle righe, mi reputo un ragazzo abbastanza umile, nel senso, cerco di andare d'accordo con tutti. Galleria? Esatto, non mi piace mettermi in mostra davanti alla gente o cosa, quindi cerco di avere un rapporto con tutti, anche con Tony, che è un pluricampione del mondo. Sì, tra l'altro ha vinto più mondiali nella storia, ha vinto 36, 37 quest'anno. Ha già vinto il mondiale quest'anno, esatto. Che ha portato a 37 titoli mondiali, se non sbaglio. Vabbè, io 36, ne avevo calcolati 37, 17 indoor e 17 outdoor, così. È arrivato il 18esimo, quindi sono... Vabbè, quello che è, siamo lì, 35. Dai. No, comunque... 35, in ogni non caso mi ricordo, vabbè, comunque è la leggenda del nostro motociclismo mondiale. Insomma, esatto, perché più di lui non ha vinto nessuno in altri ambiti motoristici. Quindi, vedendo lui, il comportamento che ha lui nei confronti della gente, di altri piloti, comunque lui conosce gente molto più, diciamo, di rilievo e importanza che me. Senti, cos'è che fa la differenza, secondo te, di un pilota come Tony, che sentite le gomme, instancabile, intanto qui stridono le gomme. Ma è perché sono consumate. Perché sono consumate. La verità è... No, allora, ragazzi, la verità è che se a Matteo, così come anche altri piloti della sua caratura, gli date in mano qualsiasi cosa, lui va a manetta. Anche una lucidatrice per... No, non è vero. Rispetto del codice della strada sempre. Sì, vabbè, adesso perché ovviamente sei anche... quanto all'ora. Poliziotto. Esatto, devi tenere alta la bandiera del gruppo sportivo Fiamme Oro. Esatto. Parte le battute. No, dicevi? No, ti dicevo, insomma, il trial, dicevo, equilibrio. Sì. Equilibrio, e quanto conta, cos'è che fa la differenza, stavo dicendo, in termini proprio di tecnica, quindi di equilibrio? Ma sicuramente la tecnica è fondamentale, dipende anche dall'allenamento che tu hai fatto da piccolo. Diciamo. Com'è che hai iniziato, Matteo? Scusami? Com'è che hai iniziato? Io ho iniziato da giovane, ho iniziato già l'ultimo anno d'asilo, avevo una mia prima motoretta che era una Yamaha PV, quella Cardano, poi da lì mi è stata regalata per Natale la mia prima moto, che è stata una Fantic 50, quella arancione e bianca, usata purtroppo. La moto, le prestazioni non erano al top, mi è stata regalata, comprata una beta mini trial, e poi ho iniziato le gare insieme a tanti altri ragazzi che conosco ancora ad oggi. Poi, diciamo, la mia strada ha proseguito nel trial, invece purtroppo altri hanno dovuto cercarsi un lavoro, magari per risultati o certo. altre difficoltà, e lì è nata un po' la mia strada. Correvo nel team, quando ero giovane, nel team Donato Miglio Lion, e poi ho comprato la mia prima Sherco nel 2001. Il 2002 sono entrato a far parte del team PRT, Petrella Racing Team. Lì ci sono rimasto fino al 2010, dove ho vinto il 2009 un campionato italiano con Sherco. Il 2010 non ho potuto partecipare all'ultima gara per un infortunio alla caviglia, che ho rotto il legamento, ho perso il titolo. Poi purtroppo ci sono stati dei battibecchi tra me e Andrea, io ho lasciato il team, sono andato a Gas con Claudio Favro nel 2001, che il team era Area 51. Sì. Da lì ci sono rimasto fino al 2017, dove ho vinto i miei titoli italiani indoor e outdoor. Ho fatto settimo nel campionato del mondo nella massima categoria, non mi ricordo più in che anno, forse 2013-2014. Poi anche lì con Gas, dato che non ero, diciamo, uno dei primi 5 al mondo, la mia considerazione non era, diciamo, non era al top. Gas mi aveva proposto di correre nella categoria Trial 2, perché l'anno 2018 il mondiale, la categoria Trial 2 è diventata una categoria, un campionato del mondo a tutti gli effetti,
E allora da lì io mi sono adoperato per, nel senso, guardare anche altre marche se fossero interessate a me per provare a partecipare al campionato del mondo Trial 2 per vincere un campionato del mondo Trial 2. Quindi lì si è fatta avanti onda tramite Sembenini, Gino Sembenini, e tutta la famiglia, dove c'era il padre che era, come a Gino e Piero, appassionatissimi di trial. Infatti ho fatto 2 anni fantastici con loro, sono rimasto ancora ad oggi in buonissimi rapporti, sono delle persone speciali, hanno fatto un grandissimo lavoro nei miei confronti, veramente, infatti non smetterò mai di ringraziarli. Con loro abbiamo vinto il mondiale nel 2018, sì, esatto, grazie, vedi che gli assistenti servono. Sì, sono preparati. Nel 2018 abbiamo vinto il mondiale, abbiamo vinto l'europeo, abbiamo vinto il campionato italiano indoor, abbiamo vinto il campionato italiano outdoor, quindi abbiamo vinto... un'annata pazzesca. Abbiamo vinto praticamente tutto. Poi abbiamo corso anche nel 2019, dove ho vinto, ripeto, il campionato italiano indoor e outdoor. Al campionato del mondo abbiamo fatto secondi, purtroppo. Poi, nel frattempo, scusa, stiamo passando, siamo alla Prica da Ponte di Legno per andare sull'Altolario, praticamente abbiamo fatto, esatto. Andremo a fare la Valtellina, esatto, so. Dicevi, e dicevo, Matteo, che fine 2019 io, nel senso, a me sinceramente sarebbe piaciuto cambiare di categoria, far parte della Trial GP, però purtroppo con Honda Spagna e con Gino ha fatto il possibile, anche con Honda Italia, Red Moto, per farmi avere, diciamo, una buona moto che potesse essere competitiva a livello mondiale in Trial GP, ma non c'è stata l'occasione di avere questa moto, purtroppo. E allora io volevo cambiare categoria, mi sono fatto avanti a Beta mi ha accolto, nel senso, c'è stata un po' una trattativa all'inizio, perché comunque non è facile, e da lì Beta mi ha accolto. Non ho fatto la Trial GP, ma ho partecipato nella Trial 2 il primo anno, nel 2020, dove ho vinto il titolo ancora di campione del mondo Trial 2 con Beta. L'anno successivo ho corso nella Trial GP, dove sono partito subito carico con la prima gara a Tolmezzo, facendo un terzo podio, e da lì, diciamo, mi è cambiata un po' la vita, nel senso, ho iniziato anche a credere più in me stesso. Hai dato un bel giro anche alla tua attività. Sì, ho dato un bel giro di vite, sì, la gente mi prende più in considerazione, anche i piloti, comunque, fino a che rimani in classifica, rimani negli ultimi posti, non hai tanto voce in capitolo, invece arrivando un pochettino fra di loro, chiudendo il campionato con un quarto posto, riuscendo a fare 5 podi durante la stagione, e tutto ti permette anche di avere un altro impatto sulla gente e anche un altro impatto sui piloti. Quindi mi ricordo di una gara dove Andorra, forse ho fatto 2 giornate al podio, Tony mi ha preso in parte, mi è venuto una pacca sulla spalla e mi dice: benvenuto fra noi, no? Nel senso, è proprio un altro, si fa un cambiamento importante, certo, che non me lo sarei mai aspettato, purtroppo. C'è un salto di qualità importante, esatto, che comunque cambia le cose. Proprio la prospettiva. Per me purtroppo è arrivato un pochettino tardi, perché adesso ho 36 anni e negli ultimi 4 anni e 5 ho fatto i risultati più belli della mia vita, quindi con Beta, esatto, quindi tra l'altro è un binomio sicuramente azzeccatissimo con la casa fiorentina, quindi ha un po' inorgoglito un po' tutto il pubblico, certo, italiano, insomma. No, a me ha fatto molto piacere, certo, sono tanti tifosi, come tanta gente, sto sulle balle, quindi non si può piacere a tutti, esatto, ma va bene così. Matteo, quanto conta secondo te la moto, quanto fa la moto e quanto fa il pilota nel trial? Certo, ma secondo me la moto fa il 40%, il resto fa tutto il pilota, testa e fisico. Ma no, non nemmeno testa, sì, testa fa tantissimo, il fisico fa tantissimo, però le capacità del pilota fanno tantissimo, nel senso, si può avere un livello tecnico che senza avere allenamento già alto, e c'è chi invece deve fare tanto allenamento per arrivare alla tua base di partenza, che è già un livello naturale, diciamo. Certo, se uno è talentuoso di suo, hai già, esatto, hai già un passo avanti, lavora, ad esempio Tony ha un talento enorme, Raga è talentuoso ma non ha tutto il talento che ha Tony, e quindi questo talento, pensando a Adam, lui quante volte ha finito vice campione del mondo in tutti questi anni, certo, e
quindi lì si vede che Raga è un professionista a tutti gli effetti dal mio punto di vista, perché ha avuto una costanza in tutti gli anni incredibile. Tony è un fuoriclasse. Nonostante sentisse questa pressione costante, perché, no, di questo suo connazionale, che peraltro... Assolutamente sì. Tony comunque è un fuoriclasse, non si può dire proprio nulla, perché con tutto quello che ha vinto se l'è meritato tutto, non si ruba niente a nessuno, come quello che è successo a me. Non vinco 15 titoli italiani per caso e faccio quarto al mondo per caso. No. C'è una preparazione, c'è tanto lavoro dietro. C'è da fare gasolio. C'è anche da fare gasolio. Esatto. C'è anche da fare gasolio. Mannaggia. Quindi nessuno ti regala niente, perché sono tutti a prenderti il posto. Quindi devi sapere anche incassare la gente quando ti parla dietro, quando ti parla per invidia, quando ti parla per altri interessi. Quindi lì sta la capacità tua personale di anche fare una selezione della gente che ti sta vicino, perché purtroppo è così, credo, in tutti gli sport. Tanta gente ti si avvicina solo per interesse o perché ha un secondo fine. Basta. Beh, questo succede anche nella vita. Succede dappertutto, quindi... Però magari può essere influenzante questa cosa, no? Tu ti vai a fidare di una persona, questa persona ti fa uno sgambetto, moralmente, se ti succede durante una stagione, è brutto. È brutto. Quindi, oltre ad essere un professionista, oltre ad avere una grande capacità, oltre ad avere tutto quello che vuoi, anche Tony ieri sera l'ha detto in un'intervista, serve un team che lavora per te, che ti fa stare tranquillo, che ti aiuta, che capisce il momento del bisogno, che capisce un po' il tuo stato d'animo. Certo. E lì è una grande differenza. Certo. Matteo, cosa che diresti in conclusione? Cosa diresti a un pilota che si trova in difficoltà? Spesso in questi sport, nello sport in generale, sono più i dolori che le gioie. Quando i dolori si accumulano e quindi si accumula anche lo stress mentale, cosa bisogna fare in quei casi, secondo te, nella tua ottica? Sai cosa? È difficilissimo, perché ognuno ha il proprio carattere, ognuno ha il suo stato d'animo. Non vuol dire che quello che penso io sia una cosa giusta. No, però tu come lo affronti in un momento di questo tipo, quando le cose non girano e non vogliono girare? È difficile, sai cosa devi fare? Devi capire, come quando ti stai per ammalare, se tu senti dentro di te che ti sta salendo la febbre, inizi a avere mal di gola e tu cerchi di prevenire la situazione, riesci a sopperire un po' al problema. Non so se mi spiego. Sì. Quindi a me cosa succede? Quando inizio a entrare magari in una problematica con la moto, fisica, o può essere che non, per qualsiasi cosa, con gli anni, l'esperienza, riesco a capirlo, diciamo, in tempo, per magari cercare di risolvere la problematica, oppure chiedo anche aiuto. Ad esempio, mi parlo molto con il mio assistente, con Angelo, cerco conforto, magari vado ad allenarmi in posti dove mi piacciono, quindi mi ritorna un po' la fiducia che magari ho perso. Vado a cercare magari stimoli, vado in Spagna per allenarmi con gli altri, per confrontarmi, per vedere a che livello sono, se ho dei dubbi. Si fanno tutte queste cose qua, però sono cose che vengono da dentro, non vuol dire che se lo faccio io va bene per un altro pilota. Senti, il tuo rapporto con la sfiga, perché la sfiga esiste, mannaggia. Ma no, adesso sono abbastanza fortunato, posso dire, per adesso. Tocco qualsiasi cosa, devo fare scendere per toccare ferro. Però no, dai, nel senso, la sfiga esiste, va bene, però fino a un certo punto, poi non puoi mettere in ballo sono stato sfortunato, lì sono stato sfortunato, quando perdi le gare, perché le gare non le perdi per la sfiga. Con i secondi ma si fa poco. Quindi bisogna fermarsi, farsi un esame di coscienza e dire cosa ho sbagliato, dove devo lavorare, sto sbagliando come lavoro. Ci sono tanti altri fattori che possono sopperire alla sfiga. Bene, dai. Allora concludo chiedendoti il tuo piccolo Achille. Ha già la vocazione all'utilizzo della moto? È appassionato? È incuriosito? Chi lo sa? Incuriosito e incuriosito. La moto la vede tutti i giorni, perché l'officina sotto casa, quindi, è lì. Il
viene, si avvicina. Quindi lui ci prova. Bene, dai. Arriva, chiede, vuol salire, la moto non le hanno ancora comprate, le biciclette le ha. È cambiato quindi qualcosa? L'abbigliamento Zaccagnini gliel'ha fatto, quindi se avete bisogno di abbigliamento per bambini... Se avete bisogno di abbigliamento per bambini, Zaccagnini è a disposizione. Quando è arrivato Achille è cambiato il tuo atteggiamento? È cambiato. In moto? No, allora, non è che è cambiato il mio atteggiamento in moto, anzi ho una responsabilità in più per me, perché io ho sentito questo, ho una responsabilità in più, quindi mi devo impegnare di più, devo cercare di fare di più, perché comunque adesso ho una famiglia, quindi i figli costano. Beh sì, si lavora per quello, si lavora per la famiglia, nel senso non è che si fa, e per garantire anche un futuro a loro bisogna darsi da fare anche da quel punto di vista lì, quindi è un'altra scommessa, bisogna avere degli obiettivi nella vita, perché senza obiettivi, se hai tutto pronto, non vai da nessuna parte, quindi mi sono deciso a fare un figlio, il figlio c'è e adesso non dico che devo spianargli il suo futuro, però giustamente essendo il padre, se un domani dovrebbe aver bisogno di me, io devo avere la possibilità di dargli una mano, e questo è quello che mi permette anche di essere un po' cazzuto e magari trovare lo stimolo per continuare a correre ancora per qualche anno. Bene, dai. A me è piaciuta molto questa intervista, anche perché ha svelato una parte di Matteo che forse non trapela durante le gare o... No, sto sui coglioni a tutti anni. Alle gare. Lui dice che sta un po' sulle palle a tutti, invece in realtà non è così. Io lo trovo molto simpatico e vero, se non altro, ecco, che di questi tempi è merce rara, mi permetto di dirlo. Bene, grazie Matteo, grazie davvero per questa intervista, spero vi sia piaciuta anche a voi. Ringrazio anche Zac dietro e Sergio che, mentre noi stavamo parlando di questa cosa e delle nostre cose, Matteo, loro stavano facendo un po' gli affari loro, ma ci fatto stanno. Bene, giusto. Passeggeri, cosa vuoi fare? Cosa parlavate, ragazzi? No, stavano ascoltando. Affari. Stavano ascoltando. Business. Bene, ragazzi, mentre stiamo scendendo dalla Prica e andiamo in Valtellina, ci fermiamo a mangiare i pizzoccheri. Mi fermerei volentieri a mangiare i pizzoccheri, ma non si può perché abbiamo questo impegno. No, facciamo tardi. Facciamo tardi a Dongo. Questa sera saremo a Dongo, come diceva Matteo. Grazie davvero. Dobbiamo fare anche gasolio. Colletta, Colletta. Ecco che esce il vero grattarola. Eccola adesso. Dov'è la colletta? Grattarola. Cacciate 10 euro per una. Grattarola. Vedi come. Vabbè, dai, dammi 10 euro, faccio lo scontrino da 50. Bene, dai. Grazie Matteo, grazie davvero. Grazie a voi. In ciao. Bocca al lupo. Grazie.